con Carlo Cracco come tale scout, quindi potrebbe esserci anche tra voi colei che andrà anche lì, insomma, a Hell's Kitchen, ed è un percorso trasversale che è cominciato anche con altre trasmissioni televisive. Le mogli non hanno tempo anche per diventare Miss. Noi le vogliamo anche raccontare in questo modo, le vedremo anche negli abiti da donne, le vedremo quando si truccano, le vediamo quando fanno le mamme, le vediamo quando fanno anche la spesa a casa, perché è un nuovo canale che nascerà per l'Expo, in cui anche Miss Sharp sarà presente con il Ministero dell'Agricoltura, con Federpesca e con Assoittica, che ci vuole sostenere in un percorso dedicato anche alla promozione del mare e delle ricette di mare che le Miss Sharp faranno. Abbiamo dedicato il premio anche a lei, perché è importante parlare anche di femminicidio attraverso un evento di costume come può essere Miss Chef. Ora lascio a te la parola, no, Daniela, prima, perché... i percorsi che sono stati, che hanno avuto inizio l'anno scorso a New York con Bill De Blasio, sì, e che quest'anno, grazie alla visita di Bill De Blasio a Grassano, hanno avuto un riconoscimento ulteriore, sì, e quindi un momento di creazione. Ecco, lasciamo adesso la parola alla nostra chef, futura moglie. Dai, grazie. Come mai hai deciso di partecipare a Miss Chef? Ma io ci chiederei come mai hai deciso. La Miss Chef oggi è una grande responsabilità e soprattutto molto impegno, soprattutto nella vita privata, perché poi bisogna comunque conciliare tutte e due le cose. Perché se ti impegni molto in una, tralasci l'altra e quindi non è facile. Queste sono due esperienze per me nuove, diventare moglie e quindi allo stesso tempo anche tutti gli aspetti dell'enogastronomia. Le abbiamo selezionate in realtà con il passaparola, cioè, e alcune le ho selezionate anche con i miei viaggi di